Amici, non so se ci crederete o meno, però storia di motore questa sera ha ah, un interprete fantastico, è la Gianola 4. 4? La Gianola... È la Gianola 4. 4. Ha detto poi basta. È la Gianola femminile, la Gianola 4. La Gianola 4. Dice, Come la moto. L'ultima, dopo basta. Non è vero, dopo basta lo decideremo dopo, perché qui mm. abbiamo la scaletta che parla. Eravamo arrivati al 1990, sì. a Noderni. So, vabbè, Historia. abbiamo raccontato e eh, Questa è la scaletta. Cesso degli mai <ride> no, tirar fuori perché troppo. Poco. Tanto ormai gli amici che ci seguono vogliono sapere degli aneddoti, mica quello che ho compiuto in pista. Tanto certo. lo sanno. Che certo. no, è che dopo che eravamo arrivati, tra l'altro, è stata molto simpatica e molti appassionati. Devo dire che sono stato contento perché quando abbiamo esposto, tirato fuori dal cassetto la lettera della Honda, mm. sono rimasti molti stupiti perché avevano sempre dato solo la colpa a me e io ho detto guarda che dopo vent'anni si possono dire queste cose qui non è stata solo colpa mia e solo perché ho detto vabbè ma se fai un'intervista di un minuto due minuti come fai a dire questa cosa qua se abbiamo un'ora un della mia carriera fatta con te allora possiamo tirare fuori gli argomenti vabbè passato al discorso derby eh, onda andiamo a finire la derby e appunto la derby ostra oh, straga la derby è una fabbrica intanto, non è un team e quindi entri dentro una mentalità a parte spagnola perché poi alla derby, io che sono sempre stato contro a livello di avversari prima Martinez e poi a Crivie, la prensa spagnola, la stessa derby, aveva fatto un sondaggio perché la, la derby quell'anno lì, nell'89, non è stata molto competitiva con Martinez, è arrivata indietro e quindi noi eravamo andati, erano andati avanti le altre moto, la Honda per prima e alla fine eh, io non mi sono trovato, mi ero legato a questa storia dalle gomme. Vabbè, poi c'era un ingaggio molto più alto e alla fine ho deciso di dire: Ma sì, mm, la prendo io la derby. Ma anche perché in Cecoslovacchia l'ultimo gran premio che abbiamo fatto, avevamo avuto un incontro, un piccolo flirt e loro mi facevano il filo perché Gianola era un po' più il latino. Dei, di tutti i, i piloti, no? cioè quello che è combattuto con gli spagnoli, gli spagnoli ti volevano bene, c'è sempre stato un rapporto con la, anche con, la, con, con, con i tifosi, il mio modo di guidare, insomma combattere contro gli spagnoli, forte, per, quindi loro quando hanno optato su di me, quando io poi conobbi il signor Rabasa, che è matto, era matto come un cavallo, c'è cioè un'azienda ancora da 1500 dipendenti, che però aveva un po' questa mentalità rimasta un po' retrompo un po' indietro anche perché loro avevano avuto Nieto che aveva vinto un sacco di mondiali poi Tormo, poi Martinez e i tecnici erano sempre quelli quindi avevano i tecnici, avevo i tecnici con le stesse età di mio papà e, e questa cosa qua all'inizio è stata un po' difficile no? e in effetti noi abbiamo cominciato a fare i test tu pensa che una, un, arrivo a fare il primo test a Jerez, vabbè intanto Tutta la storia per mettersi d'accordo era una cosa grossa, quindi avevo le, le persone, gli avvocati che facevano tutto il, il discorso commerciale, il discorso contrattuale. No? E quindi io andavo sulla parte, sulla parte diciamo, tecnica motoristica. Allora andiamo a, fare, insomma, andiamo a fare il primo test, che non mi ricordo, era forse i primi di gennaio. Andavamo and a Gerez. Arrivai a Genes, tutta la moto pronta, tutti i tenni, molta gente, ma poi c'era una valanga, c'erano tre tir, loro non in 100. Ma io dicevo, ma che gara c'è? C'è un monomarca? Quanti siamo? Quindi era, era tutta una... Si muoveva tutta una cosa perché arrivava il pilota straniero che però io ho combattuto per, contro di loro e quindi c'era una specie di rispetto nei miei confronti. Allora mettiamo un po' tutta la moto di qui di là, tira giù la moto e qua letto, si spiega, prende un po' di misure, di qui di là, però non faccio caso che sto per partire, sei la prima uscita, esco dai box... Schiaccio sulla sinistra per mettere la, la leva, eh? guardo e gli dico, ma c'è qualcosa alle marce. Ora oh, chiamo il termine e dico, guarda che non entra la prima. E lui mi fa, guarda che il cambio è dall'altra parte. Dico, ma come dall'altra parte? Fa, la derby aveva, Martinez usava la, la, a destra il cambio e la prima in alto. E di qua il freno. E, perché? e te rimani paralizzato, eh, perché lui guidava alla vecchia maniera. Eh, eh, ci sono dei piloti nel, nell'era di, di Virginio, Ferrari, di Vitali, così, che usavano il cambio a destra, molti, perché avevano certi motori, il passaggio del cambio, che lo potevi montare sia a sinistra che a destra, però deve avere i carter che escono, mentre quello lì lui aveva il cambio a destra, no? E io dico, oltretutto, prima in alto il cambio a destra, va bene, la prima in alto l'avevo usato, già nel discorso del, della Honda, ma io dico, ma come faccio ad andare? E mi fa, eh, vai, vai, metti dentro la marcia e vai. Cioè, tu arrivi su e cominci a pensare, ma siccome avevo già fatto quella cosa con la Honda che ti ho raccontato sì. a Misano per vincere il Gran Primo che ho messo la prima in alto al posto che in basso, ho fatto due o tre giri e poi ho girato, ma alla fine della giornata ho girato con quel cambio, non gli ho detto niente. E però giravo 3-4 secondi più piano di quello che. che non è facile già. tra 4 secondi sì, sì, sì. In più, non mi trovo con la moto, una coppia tutta. Insomma alla fine finiamo questo, questo giorno di test e gli dico ma ragazzi ma qua io non, sono, io non ho mai corso, col cambio a destra, io cambio a sinistra come con le moto di sera. Allora ho cominciato a pensare e ho detto no, qua bisogna fare qualcosa, vabbè finiamo questo test che non era andato tanto bene. No? Vabbè passiamo questa avventura, poi siamo andati avanti e arriviamo, mi hanno poi girato il cambio e tutto, però arriviamo alla prima gara in Giappone. Quando c'era poi quella famosa storia che c'era il team che ho lasciato per Capirossi e Gresini che erano più o meno con me e io ero forse 13 o 14 15, loro avevano un problema di quelle famose gomme che poi l'hanno cambiato cambiate in quel Gran Premio lì. Io invece avevo problemi di motore la moto era un disastro. Infatti dopo quella gara ci ritiriamo al primo giro. Sia io che il mio compagno di squadra abbiamo avuto i problemi e lì poi tanto per fare la breve abbiamo smesso di correre ho detto no, qua, ho fatto una riunione poi siamo tornati al Giappone e, e disse alla squadra che bisognava cambiare tutto cioè motore, telaio ma come fai ad andare eh, c'era Tombas che era il, il famoso tecnico che ha vinto tutti i mondiali con, avevano vinto otto mondiali Marche, tutti i mondiali con Nieto, Tormo eh, Herrero vabbè tutta la banda Martinez Company io arrivo da fuori di quelli là e dico non va più bene niente, quindi l'impatto con loro è stato difficilissimo, drammatico, quindi passiamo, ehm, passiamo a fare questo, pensando di fare questo cambio, fermiamoci, non facciamo i gran premi, ricominciamo, e questo già è stato duro per loro, e allora viene fuori questa scritta che tu hai fatto vedere prima, la scritta è cesso, che in italiano è una parola italiana, perché cesso? E, e racconto questo aneddoto che è troppo carino. Loro mi appiopparono, tra virgolette, un ingegnere dell'Aerospaziale di Madrid che cur curava tutte le la, nella gara del vento l'aerodinamica della derby. Quindi siamo andati, abbiamo cominciato di questa. Però io quando avevo fatto questi test, questo ingegnere che non capiva niente di moto, ingegnere Mamolar, <ride> mi ricordo ancora il nome, questo nome è sovietico, <ride> nome è di Madrid, quando si io mi fermavo con la moto, ero sempre incazzato. Mm. Mi alzavo la visiera, parlavo con lui e lui mi diceva: allora, perché lui parlava un po' italiano perché avevo una ragazza di Torino italiana, allora mi diceva: ma allora la moto come va? Ma la moto è un cesso, ma la moto è un cesso, non va bene? Ah, lui è un cesso, è un cesso, un cesso, va bene, è un cesso, non sapendo cosa voleva dire la parola cesso. E io glielo ripetevo sempre, io levo, sai quelle, quelle eh, intercalare che tu usi, no? Certo. Eh, una volta anche in dialetto l'incerno, sì. dicevo così, e questo aveva me, me, metabolizzato la parola, eccesso come una frase, eh, beh, la moto non è un granché. Non è velocissima, è un cesso, cioè una, una, una sorta di. È così, lui l'aveva interpretata così. Al che facciamo quindi? Finisce tutto. Lui, avendo la ragazza di Torino, andò a far Natale a casa di questa ragazza. Questo me lo racconta dopo, dopo, quando ci vedemmo praticamente verso febbraio, gennaio. gennaio Iniziamo a fare il tesco con la moto nuova. E lui mi disse. E quando lo rividi, vedo che era incazzato con me, tu, tu poi mi devi spiegare queste cose, perché io non lo sapevo, ho fatto una figura di M con la famiglia della mia ragazza. Gli dico, ma perché, cosa è successo? E a Natale mi hanno invitato alla classica pranzo di Natale. No? Allora la mamma, che era abituata a fare delle specie di tacchino ripieno, così che facevano per la famiglia, Insomma, al morale della, della situazione, quando la madre della sua ragazza chiese allora com'è sto tacchino, lui disse, beh in effetti è un po' un cesso questo. Ma perché volendo dire sì? no ma... perché secondo lui gli voleva dire ma non è male ma io dicevo sempre cesso lui aveva capito che cesso voleva dire una cosa che non Buon era andare, neanche eh. male e lei alla mamma gli ha detto ma questa roba è un cesso cacciato cacciato, cacciato. <ride> è successo una roba bestiale che poi restarono tutti e lì no, eh. e lui disse perché cosa Così. ho detto di male? Eh, il mio pilota continua a dire che è un cesso, che secondo me <ride> non è neanche male, e io ho detto questo tacchino è un cesso. <ride> è un cesso. E quindi è nata tutta la storia... E poi è andato avanti tanto tempo anche dopo, quando mi fermavo era la moto, e lui mi diceva, e un cesso. È, un cesso, è un cesso. E allora abbiamo cominciato a fare questa, questa sceletta qui, che è stata simpatica, perché poi la raccontarono in un'azienda. Perché pensa che poi in azienda c'erano delle cose strane, no? Perché ad esempio, quando non andavo a questa moto, avevano preso... Una, il secondo pilota io e, un, e il campione europeo che era Riccardo Jovet e poi io avevo il croodatore che era lo zio di Gibernau che aveva corso in moto così, perché insomma io non ero più credibile già che dicevo il cesso già che comunque dicevo non andava bene niente allora abbiamo fatto il campionato monomarca d'inverno nella derby cioè gli altri correvano e io stavo a casa quindi io ho costruito un telaio a porte chiuse da un ingegnere che era dalle parti della Toscana, quindi che poi eh, lavorava un po' tramite la Tiere che facevano tutte le cose in carbonio, che poi scopiazzarono e fecero per la priglia. Quindi io ho costruito il telaio e la mia moto, perché ho detto: Vabbè, ognuno fa le proprie cose. Allora c'era il datore le cose della derby, l'altro questo, quell'altro, quest'altro. Insomma, andavamo, a, a, poi ci trovavamo. Io avevo scelto il mio staff giovane e il proprietario, che era la base disse: Vabbè. Fate quello che volete, basta che comunque voi mi fate una moto vincente, no? Perché qua io spendo un sacco di soldi e non corriamo. Quindi praticamente andavamo giù e facevamo una gara tra di noi, solo che io, quando, quando andavo giù, davo tre secondi al migliore di loro. Facevo tre giri, gli davo tre secondi, gli dicevano, va bene questa, questa, questa... Vabbè, guarda, siamo diventati matti e abbiamo. Io sono riuscito con Tombas a girargli intorno perché tu que questi tecnici forti come non so, Witteven, Müller, eh, Bartol, tutta questa gente che ho avuto che fare è tutta gente che comunque se tu li prendi di punta non, non, non ci tiri fuori un ragno dal buco da loro. Allora io usavo all'inizio affrontavo duramente, dicevo no, no, questa. Poi ho capito che era meglio dire le stesse cose. Ma usando parole diverse, esempio, no? io quando lui faceva il motore gli dicevo: facciamo una gamma più bassa sotto, perché non usavano ancora la frizione, cioè eravamo rimasti proprio vecchi così. Gli dicevo: spostiamo la gamma sotto. Allora, al posto di andare a dirgli: questa cosa qui è un cesso, non va bene. Gli dicevo: non è male. E che faceva schifo, però cosa dici se facciamo questa prova? Proviamo a spostare, cioè dai, dammi una mano, ci aiutiamo così. Mm. Lui ha capito, io l'ho preso in altro modo. Ci siamo presentati l'anno dopo a Jerez, dove praticamente avevamo un telaio fighissimo, fortissimo, bellissimo, però il motore ni, ni. Però nelle piste medio-corte, diciamo come quella di Jerez, io lì, eh, fu la famosa gara che io eh, avevo dato poi... Eh, 10 secondi a Capirossi e poi ruppi l'ultimo giro, purtroppo questa era, sì. è, la, è la pecca, è l'inizio della disfata vera della derby, no? che tra l'altro mi ricordo sulla linea di partenza, siccome io avevo riportato la derby in prima fila, prima fila c'era Crivie, eh, c'era eh, Gresini, poi c'era Capirossi, poi c'ero io e c'era Martinez. Quindi quando eh, eravamo lì per partire, Martinez che c'era cioè la derby lì davanti che già l'anno prima non aveva fatto niente, anzi poi andava dietro i due anni, venne e mi disse tu oggi starai dietro sulla linea di partenza no? e io gli ho detto vedi dove c'ho il nome, io ce l'avevo proprio <ride> nel ruolo, <ride> gli ho detto vedi tu farai tutta la gara a guardare quel nome qua e potrai vedere solo quello, ma io l'avevo e mi sono talmente incazzato lì che sono partito, non mi hanno più visto, né sì, Ueda, cioè, né... Era incazzato però pesante senso sì. Senso. ma avevo fatto il record alla pista, ma mm. non sono andato via, no. Ma tu pensa che in Spagna quel giorno lì c'erano 140.000 persone e quando tu senti nella curve, dove ci sono le due curve di Nieto, quando ritorni dietro per andare verso il traguardo, c'era talmente tanta gente, perché era definita il balin ruio, cioè la palla rossa. Che poi era, era, era quando non andava bene lo chiamavano il pallino, invece quando andava fuori la palla rossa no, che arrivava davano questo significato. Tu pensi che col casino che facevano loro, io non sentivo il rumore della moto per il rumore che facevano loro quando passavo. Perché a rivedere dopo due anni una derby in testa con un pilota italiano snobbata da tutti i piloti spagnoli, per loro era il top. La cosa brutta è che si ruppe l'ultimo giro, una fascia da mille lire, una cazzata, e, e lì ci fu. C'è una televisione spagnola perché Rabasa che la mattina mi venne a prendere in, in, con l'elicottero all'Hotel Jerez e mi portà, che c'era tutta la, la coda, c'era cioè un milione di persone che arrivava per fare il warm up in elicottero, 5 km, penso come eravamo ricchi, perché se no non arrivavo a fare le, le prove. No? E lui cosa fece? Fece. C'è questo famoso filmato che mi fecero vedere giorni dopo, che ti dico è stato un funerale quella gara lì, perché da lì loro hanno segnato la derby vera e finita quel giorno lì. Tu vedi l'elicottero, lui vedeva tutta la gara fermo con l'elicottero su a 300-400 metri, e poi vedi così: quando io rompo l'ultimo giro, vedi l'elicottero, poi è andato a casa, cioè è andato a Barcellona dritto. Cioè, ha avuto talmente. Tu pensa che la potenza arrivavamo in elicottero a fare le corse, perché poi ho fatto Madrid quando ho fatto la Pole Position lo stesso anno. Cioè era, erano, era la ve, la, il vero motociclismo di una casa ufficiale. E' no? finita lì la, la, è fi, lì è finita la generazione di quella di Nieto, di Tormo, tutta quella generazione lì con tutti i suoi meccanici, che ha avuto anche Barischim, che sono stati gli unici due, e lì finì la storia della derby. Che io ho sempre considerato, pensa che poi. Quando ha chiamato tutti, due gare, mancavano due gare alla fine del mondiale nel 91, Rabasa chiamò tutti, andiamo in azienda, tutti lì davanti, 100 persone di cui erano in 5 che facevano veramente le cose, li ha chiamati tutti, con me, mi diede una medaglia d'oro, mi strinse la mano e dice, quello che hai fatto te, qua, non ha avuto nessuno il coraggio di farlo. Quindi per me sei stato più di un... un non hai vinto niente? Io con la derby non ho vinto niente, ma quello che hai fatto te, quello che hai dimostrato cambiando, facendo arrivare a Jerez in Spagna dando 10 secondi a tutti con una moto buttata nel cesso, tu mi hai dimostrato che sei stato un pilota con le palle così. Tutti gli altri li hanno mandati dal reparto corse, e li hanno mandati a lavorare nella catena di montaggio e la derby è finita lì, la vera derby corse è finita quel giorno lì. Medaglia, stretta di mano, pacche sulle spalle, pensa che avevano ancora un accordo di un anno mi ha detto guarda a me non mi interessa nemmeno qua per i soldi io mangio anche un panino col salame ma voglio vincere e siamo rimasti è stata una famiglia stupenda perché poi c'erano i figli il problema è che un figlio col deltaplano si fece male quindi alla fine era quello che teneva in piedi mm. comunque mancava solo un motore il resto è stato fatto tutto e lì finisce la derby e finisce quell'era lì insomma è stata si siamo st si sempre stati poi molto amici e sono contento perché ogni tanto quando vado ai Gran Premi c'è sempre questa gente che vede ormai in strappensione che quando ti vede ti abbraccia e, e si ricorda allo stesso modo quello che gli ho dato io, quello che hanno fatto loro facendo una gara in realtà. Sì, poi abbiamo fatto qualche buon risultato, polposi così, ma non era più la derby, mm -hmm. cioè era finita quella generazione lì e la derby vera è finita lì. Poi ha, hanno usato la derby col motore Aprilia, mettevano una scritta il brand sul serbatoio, derby così che la fece poi Sacchi dopo, ma in realtà non era più la derby casa. E quindi il capitolo derby è finito. Chiuso. Così. Bello. Chiuso un cesso. Va bene, un cesso. E' il 92-93. Cosa succede? Dove torni alla Honda? Allora, praticamente io ti dico la verità, dopo quelle esperienze lì che dici, passi dalla Honda, i mondiali che non, non li vinco mai, sei sempre secondo qualche... Eh, sempre qualche pugnetta, problemi, robe del genere, qui di là. Io a 32 anni dico: ma sì, ma io poi alla fine ho fatto neanche 100 premi però io sono contento di quello che ho fatto. Certo che potenzialmente mi mancano un paio di mondiali sicuri perché questo era anche quello che il potenziale che c'era no? E quindi decisi di non più correre, poi un giorno, ma era già più avanti, gennaio così febbraio. Mi chiamò il, il, il team Semprucci che era legato alla OND Italia e mi disse guarda, yes, dai ma sei sicuro che non è più di correre? No, no, io guardo ancora più. Ma poi venendo da, da fare il professionista serio, ma non perché quelle squadre lì non sono serie, ma comunque che cosa gli vuoi andare a chiedere dopo che hai avuto un ingaggio alto così, sei stato in una fabbrica così. Cioè è come un po' ritornare mm. da capo. No? Però vabbè io ci penso su, no, gli continuo a dire di no. Poi, più si avvicinava il tempo delle gare, Marzo, delle prove, gli altri facevano le prove. Io stavo a casa sul divano e lì comincia a saltare come una, come una cavalletta, no? perché comincia a. Io capisco poi perché Rossi non ha voglia di svegliare. Vuole continuare capito? certo. Perché poi, vabbè, io ero un po' più giovane, però quella generazione qua si fermava con l'età lì, 34, 35 mm. anni massimo. Perché poi arrivò a capire, Rossi che ne aveva 16, viaggi dopo, insomma, cambiava la generazione. E alla fine. Verso marzo mi richiamò un po' la squadra e dicevo: Guarda, che abbiamo preso Debbia, che c'ha la Honda col kit ufficiale, così. Se vuoi, ti facciamo. Ti prendo due moto e poi utilizziamo un po' le parti tecniche e le mischiamo di qui di là. No, 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 no. Poi un giorno disse: Vabbè, dai, io vengo, eh, non voglio niente. cioè io, non, non, non ho voluto niente dalla squadra. Ho detto, se vengo, vengo perché ho voglia di, di, di divertirmi e poi vediamo. Poi avevo ancora un po'. La Nolan, gli amici, la Domino, Vertex, qualcosa, tutti, quelli, insomma, tutti questi, sposi, a casa. Tutti, tutti questi mm. amici che avevo, eh, che, che ho detto: ragazzi, vado a correre, mi viene qualcosa, ma sì, ma poi vediamo. Eh? E cominciai, e quindi ho, ho rifatto l'idea, vabbè, partiamo. Però non, non ho mai fatto un test, non ho mai fatto niente. Ed era il 92, quindi avevamo la Honda, tra virgolette, mi prestavi i pezzi un po' debili perché aveva un kit. Perché all'inizio ho cominciato con l'onda standard. Tra l'altro, andavamo in Giappone e lì arrivarono le Bridgestone, le famose Bridgestone e il problema fu che eh, la prima gara pioveva, avevo delle gomme di legno, te lo giuro, io non le curvo sembravo uno che aveva corso in cross, sempre con giù il piede e arrivai quarto, ma se avevo le gomme buone l'avrei fatta fuori per vincere, mm. perché comunque io ho vinto lì, conoscevo bene la pista. Quindi da lì cominciai, insomma, quell'anno lì, quell lì, per ridere e scherzare, a un certo punto ci troviamo, arriviamo in Olanda che sono attaccato, stesso punteggio di Waldemann, che aveva vinto dalle gare. Quindi ero diventato un roppiballe lì, perché c'erano i piloti Honda ufficiali, ma io non facevo parte dei piloti ufficiali. No. Quindi praticamente io ho vinto questo, questi quattro Gran Premi, tra l'altro avevo vinto anche l'Ungheria, ma l'Ungheria negli ultimi giri, che eravamo in testa, ero andato via, ho rotto. Quindi mi mancano quei punti, che poi quando andiamo a far fuori l'ultima gara in Sudafrica... Quei, punti, quei 20 punti lì non ce l'ho più avuto quindi pensa che addirittura siccome abbiamo avuto problemi tecnici, arriva il quarto nel mondiale vincendo 5 gare cioè non si può 4 e ha vinto, cioè vinse Gramigni con tutto il rispetto amico bravissimo ma loro vinsero una gara non erano neanche in Lizza e ci sono delle gare che una delle più belle fu quando ad Assena all'ultimo giro ero quarto e ho passato Casanova, Gresini, <coughs> Gramigni. All'ultimo giro passare quattro piloti e vincere la gara, di cui sono un po' campioni del mondo non era facile, <coughs> vinsi delle gare proprio alla grande, ma anche lì un altro mondiale è buttato proprio via perché quando vinci così tanto non puoi arrivare così indietro. Però abbiamo avuto. Tra l'altro, le ultime due o tre gare, cosa successe? Successe che la Honda aveva i piloti ufficiali che erano Ueda Capirossi, Martinez, Gresini e <coughs> praticamente ci fu una, un, re, una, un reclamo che io stavo andando a vincere il mondiale e non ero neanche nei piloti col kit ufficiali della Honda, cioè ero un imprestato, e quindi, perché era debile il pilota ufficiale e quindi fecero questa pressione per non darmi più roba ufficiale della Honda cioè non, questi pezzi che servivano per gli ultimi, perché, perché se tu passi da vincere a far quinto o sesto il mondiale non vince più contro la Priglia e contro Valdemar e Campogna Bella praticamente arrivò questa mandarono un giro questa cosa ai team una specie di lettera dove dicono la Saganola, il pilota è il e non bisogna più dargli i ricambi dei kit quindi non, non, non diedero più neanche a Debbia le ultime gare avevamo una moto abbastanza, abbastanza lenta ma tra l'altro all'ultima gara in Sudafrica fino a mancavano 7-8 giri ero, ero ancora campione del mondo io, poi la moto calata e l'altra abbiamo perso per poco niente, 6 vabbè. e quindi ennesimo mondiale rilasciato il vento come buon samaritano Quanto abbiamo 93. Perché dopo? No, perché dobbiamo guarda, hai, sì, sì, hai una quarto dorata. Ah, buona, bondante. allora andiamo avanti. Praticamente, perché dopo devo raccontarti questo. Quindi facciamo tutta questa stagione qui. 92-93. Nel 92 finiamo questa Fini stagione okay. qui, però succede che Oguma, che era il capo della Honda, che faceva il progetto in moto GP, la 500 e la 250... Eh, praticamente eh, quando io avevo, avevo, sono sempre stato mi ha sempre probabilmente mi ha sempre visto come siccome sono stato il primo a vincere con l'onda mono aver fatto la cavia nell'87,5 e bicilindrici quindi io avevo fatto eh, dei podi insomma me ero giocato con una moto nettamente inferiore andava 20 ore in meno no? e ha sempre avuto nei miei confronti una simpatia no? Quindi a un certo punto ci fu che Calalora, che aveva vinto il mondiale con la Rotrans 250 nel team di Canemoto, passava e prendeva il posto di Kocinski alla Yamaha 500, penso con eh, Agostini, nel team di Agostini, ed era con Reney. Quindi si liberò questa moto. E so che mi avvicinò una persona della Honda e mi disse ma perché eh, non corri ufficiale con la, con la 250, che ormai sono tanti anni di esperienza, ci farebbe piacere. E tra l'altro siccome c'erano le due moto e costavano parecchio, perché costavano 400 milioni di lire l'una, cioè il pacchetto 400 era, milioni di lire. sì sì era una roba, quindi una me la diedero, infatti ne diamo eh. una di Luca che è, è già lì, è già aggiornata tutto per l'anno, per, per, per il 93 e te ne diamo un'altra che vediamo però che questa con una serie di, di sponsor così andava a pagare e quindi ci fu poi la, questa era, però loro mi dissero sì, però vogliamo solo te squadra, non vogliamo altre persone, vogliamo concentrarsi. Questa cosa, questa cosa qui non andava in porto per una serie di cose, perché poi c'era un olandese che aveva portato i soldi nella stessa team, eh, che eravamo questo Team in Croce e alla fine poi c'era Debbia che comunque sarebbe rimasto un po' a piedi, gli volevamo far fare la 250, alla fine optammo per tenere il 125, per me ufficiale. E, e poi c'era Gabriele con la 2.50 Debbia. Ma fu un, un anno disastroso perché la storia dei, 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 di questa storia dei kit non si capiva mai a chi gli dava la roba. Non abbiamo fatto nulla. Allora io ho visto che in una stagione che dovevamo invece per l'ennesima volta puntare a un mondiale, mi dicono: no, ma se, cioè, non si può arrivare quarti, quinti. Cioè, abbiamo, o andiamo per vincere. Per vincere. E non facendo questa cosa di 50 che mi sarebbe interessato perché vai con una moto ufficiale e già era una cosa che un po' però ha detto possiamo fare una bella stagione. Non capitò questa stagione bella e io sul, sull'onda nel fatto di dire che avevo già pensato, già un anno, due anni prima, che se non c'erano i presupposti io o corro per vincere o se devo fare i risultati soliti che ho secondo, terzo, qua quello che è, non, non mi interessa più, non mi gasa più. E allora arrivavamo a fine stagione, io dissi non voglio più correre. E io a Giarama, che è stata l'ultima gara, ho fatto la prima gara a Giarama internazionale e per caso dopo dieci anni l'ultima gara a Giarama, sempre quella e mi ricordo che, che venne cioè quando ho la visiera per questa gara qua che partiamo che era tra l'altro un indietro, settimo, ottavo, abbastanza indietro dissi questa è l'ultima gara che farò della mia vita non ho ah, mai era più la luce, Se era spenta la, la luce ma l'hanno fatta un po' spingere sì. per questi episodi e quando sono arrivato mi ricordo che arrivò Giannelli dell'Arros mi dice quello, mi avevi promesso il casco ho detto oh, questo tanto non ne faccio più un altro non ne metterò più ah, mai proprio, più basta altro. basta basta e poi incontrai Cereghini che voleva farmi un'intervista e gli dicevo guarda se mi fai l'intervista è l'ultima, te la faccio ma è l'ultima che farò, infatti, infatti gli feci queste idee mi ricordo che poi lui chiuse dicendo e poi il già non, non lo vedremo a correre mai più, che era, è stata proprio una cosa dura da, da digerire questa cosa, però poi ti abitui, è vero che poi gli anni dopo mi chiamò Pernat con la, lo sbagliai forse a non rifare forse gli unici anni perché l'anno dopo mi chiamò Pernat con la, la preghiera ufficiale però poi non, non mi andava a avere solo la moto io volevo anche le altre cose quindi gli dissi di no mi chiamò la Honda Germania che era potentissima che voleva proprio puntare su di me ma non, non mi hanno convinto non mi hanno convinto non mi hanno convinto perché comunque io vado di pari passo, cioè se io ho un valore valgo così, voglio questa moto, voglio queste cose, voglio decidere sulla parte tecnica e sugli ingaggi quello che mi compete, se no io non, non, non mi interessa, non è che devo andare a correre perché ho solo, cioè la passione ce l'hai è tutto, però se tu vai a correre col concetto di vincere sai quello che ti serve, se mi manca uno dei miei componenti... So già che devo uh, remare a fare terzo, quarto, secondo, quello che è. C'ero già passato. Ho detto mm, non mi stava bene un po' di cose e ho preferito finirla così. Cioè, non ho mai detto che mi sarei ritirato, potrei correre anche domani. Cioè, <ride> ufficialmente ma... non hai mai. Non Mi sono mai ritirato Però ufficialmente. Deve essere stata pesante perché per arrivare veramente a non aver più la voglia di, deve essere stato sì, duro. Ma... La, vedi anche adesso, siamo, ci vediamo, ho preso in mano i ragazzini perché poi ho cominciato a dire ma io sto a casa a fare, dopo un po' sono stato a casa a meditare un po'. No? Però poi ho detto ma la cosa che so fare io nelle corse cos'è? quello che ho imparato, cercare di dargliela ai ragazzini, perché poi cambiavano le generazioni, che comincio a Capirus, si cambiava la generazione a 16 anni, poi arrivo a Melandri, tutti quelli uh -huh. viaggi e via dicendo, che adesso quelli che fanno il mondiale, quelli bravi hanno 16 anni. Però già nei campionati del CEVE, un campionato italiano, comincia a correre a 14 anni, poi c'è la Pre-Moto 3, già hai una moto di 36 cavalli facendo 80 all'ora, hai 12 mm. anni, 13 anni. No? Quindi ho pensato, ma io perché l'esperienza che ho, perché me la devo ottenere per, per me? A un certo punto il bello è fare imparare a questi ragazzi quello che ho imparato io, migliorandolo anche, perché avere vicino una persona come me, se l'avessi avuto magari in qualche frangento allora, ma... Il coach direttore di queste cose non c'erano allora. Fede, io ho, ho aperto una porta nuova iniziando a fare il coach e, eh, e addirittura ho cominciato con Sanna nel 2000 e poi ho, sono andato avanti fino ad arrivare che mi sono inve, reinventato il, il team Italia. Ho scoperto Fenate Antonelli Gian Antonio Bastianini, eh, Pagliani, Rinaldi. Cioè, tutti questi ragazzi qui sono tutti passati poi su un'idea. Che io lanciai a Sesta in federazione per fare proprio il progetto in Italia dei giovani. E, e poi ho iniziato. Poi sono stato anche con la squadra, un po' che c'era Simoncelli, con Locatelli, c'era la squadra B che c'era Poggiali e Lai. Quindi da lì ho cominciato un po'. Oggi c'è gente che ha due coach, non uno, c'è un, un ruolo dove non c'è un, una collocazione perché è difficile collegare la pista con i ragazzi quello che vedi e i box. Cioè quel collocamento in mezzo lì è difficile da far digerire ai tecnici, devi avere molta esperienza perché quello che tu vedi a livello visivo lo devi dare poi, lo devi far capire. Quindi ho introdotto anche delle cose mie, ecco la fine. No? E, e questa cosa sta, sta andando avanti. E sono dei qui. piloti con cui hai lavorato, di quelli che hai scoperto, qual è quello che ti ha impressionato di più? Ma i, i primi due che ho avuto. Cioè, anche a livello umano è eh, interessante. Sì, sapere perché, perché, perché altro, sai cosa c'è? Cioè, alcuni ho Sono arrivati dove c'erano già questa posizione, c'era cioè, un pilota da seguire come i primi. Poi invece, quando ho cominciato con la, con la federazione, collaborando con la federazione ehm, e c'eravamo io migliorati i locatelli, poi romboni così, però io. Questa cosa l'ho fatta è proprio stata una mia idea di proprio scegliere anche il pilota, capito? quindi io avevo visto tre ragazzi, stiamo parlando del 2009, così, che c'era Antonelli che aveva 14 anni, che mi piaceva, e poi c'era Calia che, la, che faceva anche sì. la Red Bull e che aveva vinto delle gare e quello che mi impressionò forse di più come modo di guidare così a 14 anni è stato Romano Fenati cioè, Fenati secondo me aveva un talento cioè tut, anche gli altri gli avevano i talenti però è lui che dopo ho, ho avuto a che fare con lui perché poi l'ho preso, abbiamo vinto un campionato d'Europa primo lui davanti a Marquez e da, terzo arrivò Antonelli quarto eh, poi fece cioè davanti a Rins poi quarto c'era Bagnaia c'era anche eh, Marquez quindi andare in casa loro e abbattere al Zamora, con la squadra così mm -hmm. siamo stati fortissimi. È logico che io ho preparato per arrivare lì a combattere contro di loro. Con le aprile ci certo avevamo la, la roba buona, si dice così in gergo. E quindi con l'aiuto della federazione, con in Gabriele. Insomma... però, ecco quello che mi, mi hai chiesto tu. Sono ancora rimasti sempre loro due, cioè Nicolò era forte, grande talento, molto macchinoso. Ancora adesso però ha delle pecche. Eh, però eh, il talento ce l'aveva e abbiamo vinto il capello italiano Romano è, è più, sembrava più maturo anche se come carattere so che ha avuto problemi con il VR46 anche con altri però questi piloti capiscono chi sei tu cioè se davanti hai lì un somaro o se uno quando ci parli vuoi fare questo, mh, questa linea di lavoro lo percepiscono però non tutti i piloti ragazzi giovani lo percepiscono. Romano è uno che mi aveva colpito perché, a parte il mio curriculum che avevo, è, è un ragazzo che quando gli dicevo una cosa gliela dicevo prima che succedeva. E lui questo diceva: Ma c'ho qua uno. Poi purtroppo dopo il 2011 che abbiamo vinto tutti questi campionati, cioè hanno, io ho detto: voi siete pronti ad andare al mondiale? Allora andò con Gresini Antonelli, Fenati andò nel team Italia. Sopra e praticamente ci siamo un po' lasciati. Io ho cominciato a fare anche altri. No? Bastianini, ho avuto Di Gian Antonio un po' Pagliani. Ho avuto questi ragazzi e poi ho rifatto tutto il team con Chati in Moto 2, con Fuligni, un progetto nuovo fatto a Valenza con una sede lì. Abbiamo fatto la Moto 2 quindi abbiamo aperto una porta ad andare nel, nel carburato spagnolo dove non c'è nessuno in Moto 2. Quindi poi è arrivato Marini, insomma, altra gente e quindi il VR andò lì perché è lì che sei legato alla Dornia, un campionato fatto dalla Dornia, capo italiano io dico è una buona fucina per i ragazzi, un, un buon allenamento, però la Moto 3 siamo buoni, la moto, la cioè la Pre Moto 3 buoni, la Moto 3 iniziano a avere moto di due anni più tardi, perché, mm -hmm. perché comunque in Spagna usano le, le, quelle del Mondiale e possono fare anche dei test con, e possono sviluppare. In Italia costa molto, quindi molti... Eh, se non vai in Spagna si, si perde questa cosa qua. No? Però tutti questi lavori sono, cioè, ci hanno portato comunque ad aprire, perché prima vincevano sugli spagnoli, adesso cominciamo facendo, aprendo questa porta. Eh, ne hanno giovati anche, non so, tutto quello che vedi, arrivando anche per dire a Morbidelli che ha vinto il Mondiale in Moto2, moto Fenati, vice campione del mondo, cioè nei, adesso, abbiamo, le, adesso siamo, siamo, siamo lì, ecco, questo mm -hmm. è stato il punto. Poi comunque ognuno dei ragazzi, c'è chi più, chi è meno, a volte è più difficile magari tirare su uno che ha meno qualità, devi lavorare molto di più di uno che ha più talento, no? quindi magari eh, anche in pista devi lavorare molto di più mm -hmm. su uno che magari arriva a quindicesimo rispetto a quello che arriva nei primi tre. È certo. logico, però poi dipende sempre, cioè io penso che loro capiscono la mia passione, perché io comunque lo faccio per passione. Se non hai la passione, infatti ci sono molti coach o chi fa questo lavoro, che è inutile che stai con i campioni del mondo in MotoGP, devi aiutare i ragazzi più giovani mm. a fare questo qui. Lì servi. Poi dopo è logico, magari qualcuno fa anche la strada assieme e ci arrivi là, che sarebbe bello, ma quando sono giovani non hanno il budget per dire prendo Caio, tizio e se seppoli, non posso farsi una squadra quindi magari poi strada facendo capiscono cosa hanno perso e magari qualcuno ti viene a cercare certo, questo... i, tu hai avuto la fortuna e l'opportunità di lavorare con due sedicenni no? quando eri ancora pilota con sedicenne, <ride> con sedicenne Capirossi, no? Quindi, sì, 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 sì. il sedicenne Fenati o Antonelli che differenza hai visto a distanza di vent'anni, quelli che sono passati tra l'epoca di Capirossi e, e questa? È, che differenza hai visto nel pilota che vuole fare quel mestiere lì e arriva giovanissimo in un mondo così difficile? e sono due, bella questa domanda, sono, sono due, due cose completamente diverse perché l'era di Capirossi è legata un po' anche all'era di Rossi cioè cosa succede? Eh, Valentino è stato molto più fortunato perché cosa succede? Valentino eh, quando aveva dieci anni quando c'era papà Graziano che correvamo assieme eh, vi, vivendo la vita del box, ha captato molto intelligente, cioè ha captato i, ehm, I meccanismi, i meccanismi, noi, ma anche quanto eravamo scemi noi. Cioè, ah, ad esempio, se l'estro lo vedi a parte in pista, anche fuori dalla pista, cioè il personaggio è, è anche giù dalla moto. cioè i, i, il Barricini, il Valentino Rossi, il Lucchinelli, il parlo di quella gente lì, il Nieto, io ero anche un personaggio così, perché comunque il rapporto. c'è cioè, eri il matto che piace alla gente, no? ma non tutti trasmettono questa cosa. No? Quindi loro sono, hanno visto la nostra generazione e l'hanno migliorata, modificata e poi è arrivato in media di un certo livello perché noi eravamo quelli degli appassionati. Oggi è massa, è fanatismo, è completamente diverso. Quindi la, arrivando a Capirossi, al Biaggi stesso... Loro hanno, sono venuti su dietro alla nostra generazione, mentre la generazione di Fenati, che è molto più lontana, è venuta su dalle mini moto, da, que, da queste cose qui, quindi una conduzione familiare, ma poi quando, iniziando troppo presto, succede che poi quando arrivi lì devi avere qualcosa, perché dopo ti butti di colpo su una moto che da GP a 16 anni, 14 anni, puoi guidare una moto 3, allora una 110, che è quella del mondiale. Quindi lì vai a istinto, però se non hai persone valide dietro perdi tempo, perdi un anno, due anni oppure te li fanno guadagnare, ecco la differenza, è proprio poi il rapporto con i genitori, cioè i ragazzi sono, sono minorenni, ma come noi andavamo... Comunque a correre, o c'è il padre che ha corso come il papà di Antonelli o il papà di, Grazia, il papà di Valentino Graziano che comunque per fare due esempi no, della vecchia generazione nuova, che ti portano loro a correre. Quindi sono loro i primi appassionati, mentre c'è gente che mh, per andare mm. a correre se non c'era la firma dei genitori, e nella nuova generazione delle Minimoto comincia a avere la passione a 6 anni, 7 anni, 8 anni, vanno con i campi fanno tutti i campionati e poi quando arrivano nel campionato italiano, cioè a 14 anni, e già lì, se hai una moto che fa 240 all'ora, non è più la mini moto, comincia a diventare seria, quindi vai a, eh, vai a prendere un, un settore dove devi avere responsabilità. Quindi eh, purtroppo c'era da fare anche una scuola, sia per i tecnici, sia per le federazioni, cioè abbiamo lavorato perché poi eh, queste moto devono essere anche assistite da tecnici. Quindi io sapevo anche quali erano i tecnici che avevano più esperienza e quali meno, perché tu non puoi far entrare dentro un ragazzino con una moto che fa 240 all'ora e non sai cos'è sotto. Quindi io facevo sia, perché il team va avanti nella strada, ma se tu vuoi che il pilota il ragazzino impari io gli devo dare la moto già a posto che sul cavalletto 90% va già da sola che ha le gomme a posto che ha tutte cose a posto perché se vai su cose dove sono pezzi che hanno due o tre anni sistemati puliti rimessi rimescolati è molto è difficile questa cosa qua perché mm. poi diventa pericolosa io le ho viste queste cose e allora io da una parte ero salvaguardavo perché ho fatto il pilota il ragazzo e la famiglia e dall'altra parte, però, devo stare tra l'Incubino il Mardello che è il team che comunque spende. Ma bisogna vedere quanto spendi perché è costosa la Moto 3. Quindi, tutta questa amalgama delle cose, bisogna avere molta esperienza. Quindi, sono contento perché sono riuscito a, a fare questa, questa linea e dopo, bisogna sempre vedere se stai alla parte tutto del pilota della famiglia o sei del team. dipende per chi stai lavorando ok eh, tra l'altro scusa poi ti lascio andare veramente l'ultima poi ti lascio e ci vedremo per Gianola 5 secondo me no no, no 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 basta, non vengo più è finita però in Gianola 1 non mi sopportano tu, cioè... più ma a me ne le mezzo vedi troppo no, bene in video in Gianola 1 sì, ci hai parlato del tuo babbo che ti correva dietro perché non voleva che corressi so... so... si sì, è scappato alla finestra e vi dicendo tu adesso lavori per dei papà anche no in qualche caso Esatto. Com'è il rapporto con i genitori? Eh, quale è stato il genitore più rompicoglioni con il quale ti sei dovuto confrontare? <ride> e quanto giova e quanto penalizza invece un giovane ragazzo, un giovane pilota il fatto di avere un genitore rompicoglione o di avere uno che invece non si disinteressa quasi del, del suo operato? Guarda dipende, allora è bestiale perché ti posso dire una cosa ci sono dei, dei, dei genitori che hanno fatto il mondiale, hanno anche vinto il mondiale o comunque sono stati grandi protagonisti e ti posso dire che quelli sono forse i peggiori. Perché succede che eh, loro, mh, fino a un certo punto, è quel discorso che facevo prima, li portano al mondiale e li fanno loro. Ma no, non è detto perché poi il ragazzo eh, non, sa, non è lui. Però cosa succede? Siccome ha mangiato pane moto già quando era piccolo e il padre faceva il, il, il pilota, succede che oltre che tu gli dai dei, dei, dei consigli ci sono che gliene dà anche lui ma delle volte non sono uguali quindi è okay. quindi fa confusione esempio io facevo, facevo dei trabocchetti no? cioè io gli parlavo al ragazzo senza fare nomi però al ragazzo e poi gli dicevo facciamo così mettiamo un posto così poi col teneco dai domani andiamo dentro facciamo questo turno qui o al pomeriggio la mattina sei bello convinto eh? tutte le cose sì, sì, poi 5 minuti dopo arrivava con la testa tutta cambiata no? Allora io una volta due o tre ho detto, ma tu hai parlato con qualcuno, tu hai parlato con tuo papà, e tuo papà, queste sono le parole di tuo padre, no, 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 no! E invece faceva così. Quindi Antorelli, invece, Antorelli. Ma più di uno ce okay. ne sono stati anche tanti. Però il papà di Garner, ad esempio, uno così, mm. se, lo so perché eh, lo vedo in pista, sono... quindi eh, delle volte io, io è difficile, è difficile perché eh, si deve fi ciecamente fidarsi di te, questo è sicuro. No? Però eh, delle volte invece quando arriva quello che non capisce niente, niente di niente, e ti dice mio figlio te lo do a te perché mi fido di te, allora lì ci lavori. E quando anche arrivo a casa la sera io dico sempre, ragazzi, parlate di scuola e di tutto, ma non parlate di moto i genitori, perché preferisco poi a volte con i genitori parlargli io. Gli dico io cosa abbiamo fatto anche per il giorno dopo, magari metterli tranquilli, perché sennò chiamano il meccanico, chiamano questo, vogliono sapere fare un casino, casino non capisce più. Allora gli dico io magari dopo le 5 del pomeriggio, gli dico adesso ti faccio vedere la moto così a guardarla, a vedere se gli adesivi sono giusti, perché non quando lavorano i meccanici voglio che entrano tutti, Per me è come quando nella città fanno un buco e ce ne sono tre, così che guardano e uno che lavorano. Cioè il meccanico quando è osservato non è contento, mm. non lo fa ad esempio male il, il, il papà del pilota, però questo modo di stare a guardare se fanno bene è passione, però non va bene. Quindi tutti questi aspetti, poi sono tutti. Ad esempio che i genitori ho, questo, ho anche questo tipo di rapporto, si devono fidare di me, facciamo un lavoro perché poi non è solo il pilota, è la moto, sono i tenici, sono le gomme, c è, è l'allenamento. E questo è mio figlio è il migliore di tutti, ha mio figlio un fenomeno. No, ma gli altri tutta una roba così, o no? E quindi è, è anche un divertimento, però questa è. Ma si innamorano questi pilotini o no? Ci hanno la ma io ad esempio. L'ultimo lavoro che ho fatto con Fulini in Moto 2, eh, cioè abbiamo preso un ragazzo che di moto non era un granché. però il padre è molto appassionato, con le potenzialità. Abbiamo costruito un percorso e l'ho portato al mondiale. Ecco, il padre stravedeva per me perché sapeva la e io ho, ho lavorato sia giù per la moto, per il team. gli Ho fatto una squadra, certo che ci vogliono le possibilità, però ecco lui. In uh, quattro anni abbiamo portato al Mondiale Moto 2, non è facile, ma per me l'impegno è stato come vincere, non solo l'Europeo mm. con Fenati e lui che comunque è andato al Mondiale, cioè a volte è stato molto più impegnativo portare al mondiale lui, a volte magari vince un mondiale un europeo con un pilota che, ha, ha, che lavori molto più stretto, no? Ma quando tu ti devi impegnare che hai la passione come ho io sui ragazzi, io, <ride> io l'obiettivo lo devo raggiungere, Arribare. perché fa parte di me, capito? E questo è. Io sono contento di aver fatto mm. queste cose. È più una cosa. Fare qualcosa come, come vincere un gran premio, come vincere qualcosa. No? Ti dà... Infatti, io quando sono lì Madonna per dire se vedo che non fa quella cosa, mi incazzo a, a morte. Perché anche se sei ventesimo devi... tu devi scendere e mi devi dire io più di così non so sì, fare. Potevo, okay. Invece, se lasci in giro, mi incazzo. Mm. Però sono bellissime. risposta belli te, poi dobbiamo andare, ma la gnocca, sti ragazzi, ti piacciono? Ma loro hanno Facebook? Non lo so. Hanno Facebook? <ride> hanno, Facebook. <ride> hanno Facebook? non lo so. No, ma a noi ci piaceva <ride> e, ci e, piace. e ti dico una cosa. Così, una volta non ho dormito un gran premio perché c'era <ride> la mia ombrellina. Ho di detto Gianola, o 5, faccio... Faccio... Gianola facciamo una puntata. Gianola 5 solo donne? Hai voglia? Vabbè, su vuoi, sì. Dai, allora allora la questa la pianto dirla. No, ma io. No, Gianola non, 5, non, non, lo Gianola 5... Sì, no, non lo voglio Ciao. fare. Grazie, no, non lo voglio fare. Gianola 5 solo donne. Grazie. No, no, no. Ciao, Storia di Motori.